Buongiorno, oggi non c'è assolutamente luce, il tempo fa schifo e tipo a casa di mia madre nevica, quindi ha dormito qua. Allora, io mi sono svegliata già da una mezz'oretta, ho bevuto già acqua e limone e adesso faccio colazione. Ragazzi, il mio cappuccino di soia gigante, cioè questa tazza è enorme e io l'ho riempita fino all'urlo perché adoro la mattina bere il latte di soia col caffè. Poi ci metto un pochino di miele, tanto ormai penso mi conoscete dopo tutto questo tempo che faccio video, quindi sapete, conoscete insomma i miei gusti così. Wow. Dopodiché mi mangio, raga, ovviamente fette biscottate con formaggio e marmellata. Parlo piano perché Fabio di là sta dormendo, non so se si sta svegliando, comunque è mattina presto, non mi va di urlare. Ormai la conoscete la mia colazione, sapete che ne vado matta. Molti di voi l'hanno provata e mi è piaciuta. Qua c'era una fetta biscottata. Sapete dove mi è venuta questa idea? Praticamente un po' di anni fa ho visto la pubblicità del Philadelphia e ho visto che praticamente su un biscotto spalmavano la Philadelphia e poi sopra la marmellata. Io ho detto: "No, ma che schifo, no, ma che è?". Poi un giorno, dopo un po' di tempo, ho deciso di provare perché a me piace alla fine provare cose nuove. E allora mi sono buttata, ho provato e ho detto: "No, vabbè". Io adesso ho scoperto sta roba e da quel giorno ogni tanto me lo faccio. Poi ultimamente invece l'ho riscoperta questa cosa perché dopo un po' mi ero dimenticata insomma di questa cosa che facevo e l'ho riscoperta adesso da qualche settimana e praticamente lo sto mangiando sempre perché mi piace troppo. Raga, cioè non vedo l'ora la mattina di svegliarmi per mangiare sta roba. Vabbè raga, buona colazione. Allora, cambio di look e cambio di programma. Sto andando a prendere la macchina di mia madre perché la mia macchina è bloccata a polveriggi dall'elettrauto perché l'altro giorno la batteria mi ha lasciato a piedi, quindi ho dovuto portarla lì ad accomodare. E adesso, siccome sono senza macchina e mia madre lavora vicino a casa mia, vado a prendere la sua, così posso andare a fare la spesa. Oggi sarà l'ennesima giornata libera che sto da sola perché il sottoscritto sabato si va a vedere Milan-Napoli e a me mi lascia da sola. E quindi oggi non riposa perché riposerà sabato. Bravo, bravo. Niente, adesso vado a fare spesa. Sono arrivata al tuo di. Ultimamente sto venendo sempre qua al tuo di perché hanno un sacco di cose e ci sono poi un sacco di cose che piacciono a me e a Fabio. Niente, adesso vi saluto, ci vediamo dopo come al solito. Ok, allora la spesa l'ho fatta, ho comprato un sacco di cose, dopo ve le faccio vedere, ma comunque sono sempre le stesse. Adesso mi sono un attimo fermata da Figotà, devo trovare il coraggio di scendere dalla macchina perché piove tantissimo. Volevo comprare Swiffer, quello che serve per spolverare, perché quando devo fare, diciamo, una pulizia veloce delle mensole così in casa, dei soprammobili, quello è più comodo, dai. Mi scoccio a prendere lo straccio e poi lavarlo, quindi dai, non è proprio ecologico, però quando devo fare una cosa veloce almeno è più comodo. Comunque c'è, sta piovendo tantissimo. Io non voglio scendere. Perché? Allora, raga, perché ho questo rossetto bellissimo? Oddio, quanto è bello, perché non l'ho preso? Non l'ho comprato. Allora, ho questo rossetto bellissimo perché sono appena uscita da Antigotà e siccome ci lavora una mia amica, che lei tra l'altro è lì al reparto trucchi e lei è makeup artist, quindi mi faccio consigliare sempre da lei. Allora, ho preso un fondotinta che è molto molto carino. Adesso ve lo faccio vedere visto che sto aspettando un attimo che mi scaldo prima di partire. Ho preso questo fondotinta qua che mi ha consigliato lei. Praticamente della marca
Frizz Mond non ha parabeni, siliconi e quindi è naturale. Inoltre è idratante, quindi per la mia pelle secca va benissimo. Poi ho preso queste tinte labbra. Allora, non ho preso questo colore soltanto perché ce l'ho praticamente uguale della MAC. Però è troppo bella, adesso che l'ho visto mi viene voglia di uscire e ricomprarlo. Oddio, è proprio bello. Comunque ho preso un'altra tonalità, ovvero questo qua rosso. Praticamente è di Maybelline e si chiamano così. Ecco, ho preso anche il mascara, questo qua, sempre Maybelline. Niente, adesso vado a casa a prepararmi il pranzo perché ho famissima. Cosa? 15 gradi. Oh mio Dio. Oddio, luna. No, quell'orologio va male, ma non è possibile che è luna. No, non è possibile che è luna. Che ore sono? Oh. Ah, sì, vabbè, capirai, mezzogiorno e mezzo. Non è che cambia molto. Oh, scusate i panni, raga, però ho fatto una lavatrice stamattina. Adesso sistemo la spesa. Poi sì, preparerò qualcosa da mangiare. Diciamo dunque che l'insulina è come un mazzo di chiavi che sblocca le serrature, fa aprire le porte. Queste porte sono dei ricettori, chiamiamole porte. Se uno di questi, fegato, grassi, muscoli, ha più porte, l'insulina apre le porte e fa entrare dentro più nutrienti. Dunque, se il muscolo ha più porte, se mangia tutto e lascia poco alle cellule a riposo. Ecco la figata. Ma attenzione ora. Quando siamo inattivi, quasi la maggior parte del nostro tempo, perché noi potremmo andare a fare fitness un'ora, due ore al giorno, le cellule adipose aumentano la loro sensibilità e i muscoli la diminuiscono. Raga, volevo consigliarvi assolutamente questa pagina Facebook, Nutrirsi per essere in forma, dove c'è questo signore, ragazzo, che parla praticamente di diversi argomenti, ma lui c'ha un modo di parlare troppo figo, fa squartare e fa troppo ridere, è simpaticissimo. Cosa ho comprato? Volete sapere cosa ho comprato? Allora, come possiamo organizzarci? Innanzitutto accendiamo una luce perché non ci vedo niente. Ecco, banane, avocado, pasta integrale di riso, questa mia acqua, arachidi. Raga, voglio fare il burro d'arachidi, lo so, mi sono già pentita perché è un colpo sbucciare tutte le arachidi, però mi è venuta troppo voglia di farlo, quindi ho preso due pacchi di arachidi. Carne per Fabio, adesso la metto in frigo. Couscous integrale, ancora pasta. Questa quinoa alle verdure da preparare quando non ho voglia di cucinare. Funghi, cioccolato fondente, due pacchi. Carote, merluzzo, patate, ancora couscous, pomodorini, dieta, tofu, vellutata di lenticchie, buonissima, feta, farina integrale, fagioli secchi e ceci secchi, succhi di frutta, parmigiano, cavolo, quinoa, cipolle, mele, salmone. Ho speso 82,80 euro. Guardate che casino che ho fatto per mostrarvi la spesa. Ora la sistemo dentro alla dispensa e dentro al frigo. Sto mangiando le mandorle. Allora, oggi non ho voglia di cucinare proprio per niente. Cioè, voglio mangiare ma non ho voglia di cucinare. Quindi mi preparo quinoa alle verdure. Questa è per due persone, ma me la mangio tutta da sola. In più aggiungerò un po' di feta. Guardate com'è carino il mio pentolino da Forever Alone. Ma raga, cioè, c'ho troppa fame, ma non ho voglia di cucinare. Basta. Per misura 500 ml d'acqua prendo la bilancia, perché ovviamente io non vedo.
Perfetto. Raga, mi spiace, oggi niente ricette per il pranzo, perché io non ho voglia di cucinare, quindi succede anche a me di non aver voglia di cucinare, nonostante è una cosa che mi piace fare, però oggi no, non ho voglia. Come sono carina? Sto attraversando quella mezz'ora da ebete del dopo pranzo. Ora però mi alzo e andrò a preparare un caffè, perché se non lo faccio rischio di addormentarmi. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, che casino. Oh mio Dio, che casino. Oh mio Dio, è un casino, devo pulire la cucina. Freddo, ho anche freddo. Allora, quindi adesso andrò in palestra, anzi no, non è vero, prima devo farmi la ceretta che ho comprato e poi andrò in palestra. Però prima caffè, per favore, caffè. Adesso giuro che faccio venire Fabio da Civitanova fino ad Ancona per fargli aprire questa cazzo di macchinetta che ogni volta si diverte a stringerla e io, possibile che non riesco a farmi il caffè per colpa sua. Allora, la prossima volta che stringi la macchinetta così tanto, vieni su da Civitanova e me la apri, grazie, perché io vorrei un caffè e non posso farmelo. Io lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Adesso mi bevo il caffè. E avevo cominciato a sbucciare le arachidi, però già mi sono stufata. Una ragazza su Instagram mi ha appena mandato questa foto. Mamma mia, quanta neve. Allora saluto Giulia da Pietralunga. Ciao Giulia, sto parlando con te in questo momento. Ok, adesso basta. Adesso devo pulire un attimo il piano cottura perché è un casino. E dopo mi preparo per andare in palestra. Allora, cosa serve per pulire il piano cottura? Lo sgrassatore. Dov'è lo sgrassatore? Eccolo. Voilà. Questa la togliamo. Questo un attimo lo mettiamo qui. Uno. Ora vediamo insieme questa cosa. Praticamente ho comprato, invece di Swiffer, ho comprato la marca di Tigotà, praticamente, che è Aquam. E hanno praticamente questi panni catturapolvere. E vediamo se funzionano bene, perché costano molto meno ovviamente di quelli Swiffer, che costava tipo 6 euro, ci rendiamo conto. Raga, che stupida, pensavo mi hai preso un colpo, pensavo che c'era il caffè, invece no. Ah, ecco, devo aprirli così. Boh, come sta? Profumo un sacco, perché io quando voglio spolverare prendo, no, andiamo un po' di scotch. Ciò vuol dire che io adesso quando voglio spolverare farò semplicemente così. Wow. Direi di sì, promossi. Raga, rettifico, cioè praticamente con uno straccetto ci ho fatto per tutta la sala e adesso andrò a fare anche la camera, quindi direi che anche per un fatto ambientale non è poi così tanto diverso da utilizzare uno strofinaccio, l'acqua, il prodotto per pulire. Quindi non lo so, probabilmente userò questi da oggi in poi per spolverare. Ah, che soddisfazione, tutto pulito. Perfetto, adesso sono fiera e posso proseguire con... cos'è che devo fare? Ah, la ceretta, sì. Ceretta, poi devo mettermi lo smalto. Poi palestra. Sì, oppure prima andrò in palestra e poi mi metterò lo smalto. Boh, adesso vedo.
Ok, ragazze, nel frattempo si sono fatte le 5. Io mi sono fatta la ceretta, ho cambiato lo smalto, mi metto un secondo la crema. Ho comprato questa qua, la Neutrogena, che sinceramente io mi ci trovo molto bene, nonostante non sia, diciamo, bio, quelle cose lì. Però, cioè, io mi ci trovo troppo bene. Poi ho trovato questa qui che c'ha il dispenser. Comodissima. Lo smalto che ho utilizzato è questo qua di L'Oreal, molto molto bello e praticamente si stende benissimo perché ha tipo un olietto dentro, non sono riuscita a capire bene di cosa si tratta, però mi ricordo che la commessa mi aveva detto che praticamente era una linea che aveva un olio, insomma, dentro e il colore è molto bello, questo nude ro rosino molto carino, è il numero 116. Eccomi qua, outfit da palestra, i leggings Nike che avete visto nel video haul. Se non l'avete visto, ve lo linko qua sopra sulla i e sono molto molto belli e molto comodi. Poi ho questa magliettina felpa perché ha il cappuccio che è di Bershka, l'ho presa 2 mesi fa, insomma, della linea sportiva. E poi sopra metterò sia i pantaloni della tuta, perché non è che esco di casa così con la caviglia fuori perché è freddissimo. In palestra vado a piedi, quindi forse è il caso che mi copro. E poi sopra ancora mi metto la felpa. Ecco, così va molto meglio. Andiamo a fare merenda. Merenda in preparazione. Mi sto preparando a ciotolina, yogurt greco, metto tutto lo yogurt nella ciotolina, ce la possiamo fare, ecco. Latte di soia, struvia. Ce ne mettiamo circa sempre un cucchiaino. Ok, consistenza giusta. Adesso ci vado a mettere cosa? Mica lo so, sto improvvisando. Posso fare la stracciatella. Cioccolato fondente. Oddio, c'è, oddio, no, è rotto, uffa, che urto, non mi piacciono le cose rotte. Dai, però è tutta rotta, non va bene. Allora, prendiamo il tagliere. Io perché ogni volta devo sporcare 100 robe, ogni volta che devo preparare qualcosa, io devo sporcare 2000 robe. Poi, sapete cosa vi dico? Sapete cosa vi dico? Ci vado a mettere anche un po' di noci. E facciamo tipo una stracciatella alle noci, trito anche queste. Versiamola. Posso mettere un po' di semi di chia. Tanto non sa né del cavolo, però dicono che fa tanto bene. E un po' di farina di pistacchio. Ma forse gliela faccio uscire di casa, eh. Ora sto preparando la borsa della palestra. Allora, ok, l'asciugamano. Ho rotto la borsa. Vabbè, al diavolo. Va bene così. Fuori farà un freddo polare. Talmente tanti strati di maglia che non riesco a lanciare il giubbino. Guai uscire senza guanti perché è terribile. Ci siamo.
la videocamera in carica, così per dopo ce l'ho a carica. Niente, a dopo. Buonasera, sono tornata dal mio allenamento che è durato tipo tre ore, non lo so, però ragazzi, quando sono in palestra il tempo mi vola, cioè magari anche tra un recupero e una serie faccio una chiacchierata e mi trovo molto molto bene con la palestra. E sono le 9:30, Fabio non è ancora tornato, adesso preparo la cena perché ovviamente ho una fame terribile. E cioè, tipo, sono dalle 6:30 che sto in palestra. Poi, cioè, non è che ho cazzeggiato, in senso che sì, tra un recupero e un altro, magari qualche chiacchiera la facevo, però non è che dici ho cazzeggiato, cioè sono state tipo le mezz'ore così senza fare niente, no. Mi sono allenata, però, cioè, 3 ore. No, poi io non so una che va in palestra e sta lì e cazzeggia. Io, cioè, vado in palestra e sto proprio così. Certo, c'ho il cronometro, quindi quando finisco di fare una serie lo aziono, so che devo recuperare magari tipo 2 minuti, ecco, allora in quei 2 minuti chiacchiero. Però ho finito 2 minuti, subito mi rimetto al lavoro. Adesso vi volevo comunicare che sono entrata anch'io nel mondo perverso dei bodybuilder, perché mi sono fatta prendere dall'istruttore della palestra le proteine isolate, perché non ne assumo abbastanza, quindi mi ha consigliato di prendere le proteine in polvere e ho deciso di provare, vediamo come mi ci trovo. Queste sono della marca Max. No, che marca è questa? For Body, insomma. E gusto cioccolato, devo prendere un misurino al giorno. Allora, adesso non ce la posso fare a imparare queste luci. Allora, adesso un attimo, prima di farmi la doccia. Oddio, le proteine servono anche come cavalletto per la videocamera. Perfetto, cioè, perfetto. Comunque, prima di andare a fare la doccia, un attimo mi organizzo per la cena, così quando arriva Fabio è tutto pronto e io sono docciata. Quindi apparecchiamo la tavola, togliamo queste cose qui. Sì, certo, io alle 9:30 mi metto a fare le patate arrosto, però per come le faccio io ci vuole veramente poco, visto che non le sbuccio nemmeno, perché adoro mangiare le patate con la buccia. Quindi patata arrosto, per Fabio c'è la carne con le scaglie di grana. Io ho preparato questa cenetta che so che a lui piace. E per me invece pesce merluzzo. Allora farò dei pezzi un po' più piccoli, così si cucinano prima. Ok, alla fine mi sono venute 2 teglie. Adesso semplicemente per condirle vado a mettere questo qua, che è un insaporitore proprio per patate arrosto, e dentro ha anche il sale, quindi non c'è bisogno di aggiungere nient'altro. Praticamente gli date una mescolatina così. Io non aggiungo olio perché uso olio crudo. Vado a mettere le mie patate in forno ventilato a 180 gradi. Fuori i pomodorini e la carne per Fabio. E per me mi sa che mi faccio, cioè mi mangio il salmone, perché non so se faccio in tempo a prepararmi il merluzzo, quindi mi mangio questo e via, veloce. 1,5 etto di salmone al naturale. Allora, stiamo cenando. Io ho salmone con i pomodorini e Fabio ha la sua tagliata. E le patate ancora non sono pronte. Buon appetito. Buon appetito. Io mi sto mangiando le patate crude perché mi scoccio di aspettare che si finiscono di cucinare. Pazza. Guarda, non è proprio crude, un po' crudine. Avete presente appena le raccogliete dal campo? No, non è vero. Trasformazione.
Allora, alla fine, mamma mia, che capelli orribili. Alla fine ho deciso di lavare i capelli domani mattina, perché praticamente, aspettate che tiro su un attimo la serranda e fa un casino. Dicevo, ho deciso di lavare i capelli domani mattina perché appunto domani dovrò preparare i cavoli e i cavoli puzzano tantissimo, quindi praticamente mi impuzzerò tutta di cavolo. E quindi è meglio che li lavo domani, così poi dopo va via la puzza. Ok, non si vede niente. Facciamo luce con il cellulare. Pff, un saluto horror. Oh. Comunque adesso stiamo mandando avanti il film, perché l'altro giorno mi sono addormentata e quindi lo devo rivedere. Niente, vi diamo la buonanotte, horror. Buonanotte. E ci vediamo. Ah no, aspetta. Taratta, 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 taratta. È la canzone che mette sempre alla fine. Vabbè, niente. Vabbè, mettete un like. Facciamo così. Mettete un like se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!